Chi non riesce a intervenire? Eh sì, chi non riesce a votare? Di Benedetto. Ok, altri? Marcon. Marcon. Bargero? Ok, altri? Micillo. Sì, Micillo. La votazione è chiusa. Presenti 420, votanti 325, assenuti 95, maggioranza 163, favori 324, contrari 1, la Camera approva. Ora all'articolo 13 ho bisogno del parere, 13.50. C'è un invito al ritiro, Presidente, su 13.50. Grazie, grazie. Favorevole. Grazie, governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie, onorevole Marcon, sul 13.50, prego. Grazie, signor Presidente. Vorrei sottolineare la particolarità di questo emendamento. L'emendamento che propone sostanzialmente di integrare il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile con i rappresentanti di organizzazioni della società civile. Mi rendo conto delle obiezioni, delle perplessità, però vorrei ricordare che nelle altre esperienze, l'esperienza dell'OCSE, l'esperienza della Commissione europea e qui viene citata l'esperienza di Istat e CNEL quando hanno costituito il comitato di indirizzo per la delineazione e per la selezione degli indicatori di benessere, le organizzazioni della società civile sono state coinvolte. Quindi ci sono dei precedenti anche di carattere istituzionale che hanno volutamente, diciamo intenzionalmente, deciso di coinvolgere le organizzazioni della società civile. Non è semplicemente così, questa è una decisione legata alla valorizzazione in base al principio di sussidiarietà delle organizzazioni.